Molti termini che vengono tipicamente dalla psicodinamica, dalla psicanalisi, sono entrati nell'uso comune per definire delle funzioni psichiche. Il termine che diciamo, ha avuto più successo è proprio il termine di libido. Libido rappresenta il principio del piacere, quindi l'origine di qualsiasi azione umana e anche di qualsiasi non solo azione fatta nell'oggettività, ma anche fatta in una fase di rappresentatività, per esempio immaginare di fare delle cose che mi danno piacere, immaginare di fare un viaggio, immaginare di mangiare una cosa che mi fa piacere o che mi piace più di altre. Sia l'immaginazione sia l'azione rappresenta un investimento di questa energia fondamentale dell'essere. La libido consta fondamentalmente di due elementi: l'eros, che è appunto l'energia che passa dal soggetto all'oggetto reale o immaginato, e l'aggressività, che è il veicolo che consente all'eros di investirsi su quell'oggetto. Qui la parola aggressività non vuol dire assolutamente violenza, ha il significato di adgredior, che in latino significa andare verso un oggetto con lo scopo di modificarlo. Per esempio, io vado a prendere un bicchiere e lo porto alle labbra, quella è un'azione di adgredior, perché vado verso adgredior, l'oggetto, e ne modifico la posizione. Quindi l'aggressività è il veicolo, è il mezzo attraverso cui l'eros può impegnarsi, può investirsi sull'oggetto. Quindi la libido è una forza fondamentale, anzi è l'elemento che fonda e che esprime l'essere in tutte le sue fasi, nella nascita, nella maturazione, nella fase di riproduzione e poi nella fase di estinzione dell'essere stesso. Ovviamente la libido, proprio perché ha varie funzioni, entra come fondamento proprio nella sessualità. La sessualità è una funzione non tanto specifica come pensiamo. Assume la sua specificità in base all'esperienza. Se io sperimento piacere attraverso un atto sessuale, quell'atto sessuale diventa il principale modo di ricavare o dare piacere in termini sessuali, quindi il principale modo di espressione del principio della libido all'interno di un'azione o per mezzo di un'azione genitale. La libido ha diversi gradi di maturazione, gradi intermedi di maturazione danno luogo a investimenti libidici che incompleti o immaturi, come può essere per esempio il cosiddetto complesso Galli, libertinaggio, nelle vecchie definizioni si chiamava messalinismo, quello che viene, messalinismo sarebbe la ricerca da parte di una donna continua di un partner chi che sia, il libertinaggio sarebbe la ricerca da parte del maschio di un partner chi che sia, quindi la perdita dell'oggetto come valore estensivo e la riduzione dell'oggetto a oggetto parziale, quindi a pura espressione o quasi pura espressione genitale. L'amore, che è l'espressione più alta della libido, ha diversi gradi, no? Quindi abbiamo un amore, un amore tipo narcisistico. Quando è importante l'oggetto perché è bello, perché dà risalto, eccetera, eccetera, l'amore come
come aspetto anaclitico, cioè cerco con quella persona lì di avere un rapporto di mutuo soccorso, di appoggio, o nel grado più alto della sua espressione è l'amore agapico, in cui la libido viene espressa attraverso il fatto che ho la completezza della, tutti i miei bisogni sono soddisfatti da lei e io sono il mezzo di soddisfazione di tutti i suoi bisogni, non solo ovviamente sessuali. Agapi, si dice agapico perché agapico deriva il sagapò greco, no? Il sagapò greco, che è un presente iterativo che significa più amato, ti amo e ti amerò, cioè diventa l'amore, diventa un'attualità costante, l'amore per lei, l'amore di lei verso di me diventa un'attualità costante del mio essere al mondo, diventa appunto la modalità per non sentirmi più soltanto un io, ma facente parte di un qualche cosa di più simbolico, di più importante, che è il noi. Diciamo che da un punto di vista più analitico, varie espressioni di patologia psichica sono in qualche maniera riconducibili a difficoltà di maturazione della libido. La libido ha una sua maturazione che è definita proprio da un punto di vista genetico, ma per esprimersi, ovviamente, dato che ha bisogno ovviamente di esprimersi su un oggetto, è chiaro che influenza l'ambiente ed è fortemente influenzata e anche condizionata dall'ambiente. Qui c'è un problema di educazione, cioè l'educazione affettiva e sessuale dei bambini, dei nostri figli, come deve avvenire? Deve avvenire in maniera tradizionale, cioè attraverso delle censure categoriche che vengono riportate a enti eteronomi, che ne so, appunto è una legge generale della Chiesa, oppure invece bisogna coltivare nella persona un grado di non eteronomia, ma un grado di autonomia, in maniera tale che la persona diventi gestore consapevole, sappia dare un giusto giudizio della propria condotta e sappia decidere quali sono le condotte più consone. Ricordiamoci che noi non siamo individui, siamo comunque persone, cioè siamo individui in un contesto sociale in cui la definizione mia dipende ovviamente dal contesto e da come gli altri interagiscono con me, io interagisco con gli altri.